Bella zì, oh, state buona, sono 8:30, porto fuori a pisciare sta rompi coglioni che mi ha svegliato, so dure che piagne, ma purella, c'ha pure ragione, solo che qua non la posso mandare da sola, ci sono le macchine, non stiamo nel wild, anzi, siamo in un posto civilizzato, andiamo fuori, e come andiamo? Ovviamente Crocs avevo chiuso sopra e sotto perché entra un sacco d'aria. Eccoci qua. Siamo al posto dove stavamo ieri. Però noi ieri stavamo di là. Ho fatto una pennica. Andiamo qua che c'è il prato, va. Qui stanno pure i tavolini, l'ho fatti vedere ieri, mica me lo ricordo. No, mi sa di no, perché sono arrivato di sera, non te l'ho fatti vedere. Ci sono i tavolini che le panchine. Vedi la gente va in giro, se vanno a allenare in bicicletta. Ah. Guarda che roba, giù al mare ancora è nero. Però il mare si è calmato, perché oggi c'è vento. Dai far bisognino, va, che voglio ributtarmi in branda. T'allontanà, eh? Vediamo un po'. Esci su calco marone, oh. Questa è come quella che ti ho fatto vedere ieri da là. Ieri stavamo dall'altra parte. Lì sono i laghi di Fogliano e viene l'acqua dei laghi. Ed è qua la stessa cosa, è una sorta di diga dei laghi. Dai che andiamo a fare colazione e se li buttiamo in branda, va. Mi sono portato via qualche pezzo d'albero, Famo cambiare un po' d'aria, volevo rimettermi a fare una pennichella, però la faccio tra un po', Vediamo perché, vabbè, ma sti cazzi dei muschi. Oh, ho levato la tenda, ma ha rotto il cazzo, ma guarda che bello. Io apro la cosa e mi guardo di fuori. E quando voglio ci rimetto il tiro, ma vaffanculo, quella cazzo di tenda rompe un sacco i coglioni. Mo faccio colazione e poi mi ributto in branda. Mo ho aperto tutto, tu stallino rompe. Mo stavo a pensare, se non mi sei rovinato, sto cazzo di cioccolato di ieri sera, per un rifarmi il latte, il caffè, se no devo rivedere un po' di panna, cioè, buh, vabbè, però la panna che ho fatto bollì. Volevo andare al bar a fare colazione stamattina con i miei signori, c'avevo 2 euro, se chiedeva 2,10 euro non c'avevo però. Una colazione salutare, non so, ma c'ho nelle calorie. Allora, non ho preso la tazza mia perché ieri sera mi andava della valla. Poi c'avevo quel problema con la corrente e il cioccolato ho assaggiato è ancora buono.
Allora ho detto, ma la faccio dentro questa di tazza, sti chiacci. Nato pigro. Dopo per la mattina, se no mi devo mettere a fare il caffè. Però è buona, eh? Vabbè, ma che cazzo vuoi? Cioccolato con i biscotti, buona tia. Ovviamente il parcheggio è quello che lascia a desiderare, perché chiaramente non è bello come quando stavo da là, che qui c'è movimento. Però questa è una goduria, perché tu stai qua sdraiato, vedi? Bene o male qua c'è sta il fiume, l'arietta fresca che passa, che ti fa sta bene. Vedi? E mo siccome ho fatto una bella e ricca, abbondante colazione, me ne sto un pochettino qua, se mi riappennico, sti cazzi ci stanno. Vediamo dopo, bella sì. Guardarsi che si è aperto, eh. Ora si vedono le isole. Lì c'è Parmarola, quella alta. Te l'ho fatta vedere prima, ma ora si vedono proprio bene. E quella più bassa, grossa lì, è Punza. E io dalla mansarda del bufalo sto davanti l'isole Pontine. Dove stai? Oh sì, mi ha preso una fame, si è fatto mezzogiorno e qualche cosa. Aspetta. Mezzogiorno e qualche cosa. E faccio uno spuntino, eh? Faccio un pezzetto di pane e salame. Ho preso il coltello, però praticamente il salame è questa frutta che non lo devo tagliare, e il pane lo devo aprire. Che cazzo ho preso a fare il coltello, non so cosa c'ho da metterci, un cazzo dentro, vabbè, va, ci mettiamo il salame, mettiamo 2 fette, 4 fette, 6 fette. Oh, quando uno c'ha fame, eh. Mi metto a mangiare il panino qui su alla panchina, eh. Sto di fuori all'aria aperta. Mo dopo mi cucinerò qualche cosa, mo c'ho voglia. Faccio sto panino, stamattina mi ha salutato uno che mi segue su YouTube. Altri non mi ha detto manco come ti chiami. Vabbè, vado a fare la prossima volta. Cazzo d'evento. C'è una sorpresa! Sta arrivando una sorpresa! Se vuoi sapere qual è, continua a vedere il video. Barca di pescatori. Eccolo! Eccolo che sta arrivando! Arrivo della sorpresa! È Toro Scatenato che arriva! Eccolo! Eccolo! Ah sì, però cambia clacson, che questo fa schifo, eh! Eccolo! Ah, ci fa pure un mini giro! Pure Francone, ci sta, gli va dietro perché mio padre è scemo e Franco gli va pure appresso. Vieni qua, te, vai subito, va. Eccolo, il toro. Oh, pure il cappello da texano si è messo. Oh. Faccio un po' vedere. Adoro scatenato! Pure il cappello da texano ti sei messo! Oh, non me ne devi leccare! Come te devi leccare? Non me ne devi leccare! È successo a quel cappello? Mi sono andato a cercare! Ma che è l'aria che gli fa quel lavoro? Non spegni questa radio, che soffro! Ortaggio. Tu la prima cosa che fai è che stai a piovere ossigeno?
perché sono morta di pena. Dimmi un po', fatti i cazzi tua. Ah, brava sei, brava. Brava. Ma che è qualcosa? Che? Ogni ometto che c'è in mano. Ma che sta cinepresa, no? Ogni ometto. Lascia un chiamo, guarda com'è contento l'Africa. Io non c'entro perché sono troppo grosso. No, c'entri, però, c'entri. Però questo cane deve stare coperto. Copri, vedi il giacchetto. Ecco Toro scatenato nella sua bellezza. Ecco, due vecchi che litigano, vedi? Io non mi sono fermato a far casolio. Io non mi sono fermato a far casolio. Guarda che... Che vintage. Che vintage. Un altro cassettone vintage. Passa bello però. E oggi siamo invitati a pranzo da Toro Scatenato. Io mi sono preso la birra, è l'unica cosa che mi sono preso. Il resto... Permesso? Chi è fesso? Io sono venuto attrezzato, eh. Senti, c'è sta cosa, siamo timori quando basta. Basta. Chi per me? Ma sono tanti, Leo, che sei matta? Io voglio venire vicino a Toro Scatenato però, eh. Io ce lo rimani a te. No, no, che te gonfio. Perché? Perché bevi la birra. Io non bevo mai la birra. No, certo, sai che è quello. Questa è acqua imbottigliata in alluminio, che ha un goccio? D'acqua e lattina magari. D'acqua e lattina, che è il primo pranzo, eh! Primo pranzo, eh! Mamma mia, e mica ho pagato io questi, è gratis. Ma io mi faccio ciò che dice no. Basta, basta, basta. Basta, basta. Ma che me l'hai da mangiare dalla bocca? Hai capito come sono trattato io? Beh regà, buon appetito. Appetito. Io ho finito. Tu hai finito. Mangia piano. Ma tu stai niente. Io ho preso te la cortaggine. Va bene, ma? No. Non va. Anzi sì. Come anzi sì? E poi fa il cicchetto di assina, fa il cicchetto da provare. Guarda, fa il cicchetto a me. Allora lei che stai saltando, fa quello che vuole. Lo io. E voi io come cioè, piace. Guarda, sei comunque figlio. Un po' così, no? Andiamo a fare il salto, no, così. No, faccio, mi fa male. Perché pendo? Pende il campero! Mamma mia, che fatica! Che emozione! Pranzate dentro sto campero. Qua vista mare e i vedi zozzi. I vedi zozzi, certo, puoi dire vai, vedi, mamma mia. Oh. Eh? De là pure c'è sta vista, vedi, quelli si stanno a mangiare. Al tavolino mio lì ci dovevamo mangiare noi oggi, eh. Ho finiti. Che? Okay. Altri tortellini? Altri due, va. Ma quanto cazzo mangio? Tanto. Perché? Perché sono grosso. Ma mica tanto, oh. C'ho tanta fame. È un pagocero mia madre. Stronzo. Ma hai rotto questo fagocero, eh? Anche il piatto, no? Io mi hai detto che si casca la discesa e la rotola. Però io so di che il fagocero, però alza, sono a far nera. Bella di papà suo che è venuta a trovare papà lei. Così, basta. Ce ne sono altri due. Eh? Insomma, dopo ci si sente male. Basta, basta, dagli a loro. Dagli a loro, sta a fare le mosi, no? No, tutti uguali i miei due dei tortellini, hanno mischiati, no? Sì, no, si vedono. Questi sono scuri, mi sono abbrasato. E i due erano vecchi, ecco perché sono scuri. No, perché ho comprato l'altro giorno. Vuoi questi? Telefono mio. No, gira, ce la fai gira. Che dolce. Devi aprire, no? Poi i pomodori, i cosi. No, peperoncini. I peperoncini non pizzicano tanto, fa attenzione però, eh. Insomma, per lui. Io non dopo manca il peperoncino. Tu che te stai a mangiare? Io? Il peperoncino, peperoncino. Il peperoncino, brucia? Un po'. Ma se te brucia lo stomaco, lui che gli brucia il tubo? Il culo. Ha detto che il culo, quello brucerà poi a tutti. Sfiamma, eh. Mangia, si è fatto il panino col peperoncino, ma ti rendi conto? Non si poteva mangiare un panino, no, un panino si è fatto, va. Che ha fatto? Brucia. Sì, arrivassi qui. Prosciutto cotto, prosciutto brucia. Io sono arrivato, basta, poi più niente.
Vanno scatenate e c'ha sempre fame? Sopra i 3 euro non compra più. Non disse cosa a papà tuo. Vabbè, sei bruciato, papà. Infatti no, non mamma non c'è nessuno, mamma è proprio dirti. Che te stai a mangiare, cazzi? Peperoncino. Peperoncino piccante? Quanto è bello sto toro scatenato e ci siamo lavorato, ci siamo lavorato. Vabbè, il tetto non lo ripio, a parte che devo finire, no? No, non è vero, lo riprendiamo, lo famo vedere tutto, vedi? Devo dare un po' di vernice, due cazzate. Vabbè, non mo da fa ancora, voglia. Vabbè, però il grosso è fatto. Il campo di zingari. Vedi, ho fatto il reparto, quello è più zingaro di tutti però. Panoramica dall'alto. Vabbè, il tetto chiaramente lo devo finire, abbiamo detto, no? Questo è il campo di zingari. Loro sono zingari, io no. Questo è il campo dei Francone. Vedi che Francone si è lavato tutto il tetto del camper. Quello è un altro faro vecchio che sta qua. E questo è il tetto del bufalo. Pieno di pezzi di ramo. Qui ci fanno i nidi pure uccelli, tiè. Mi tocca venire a dare una lavata a sto cazzo di tetto. E poi aveva pure sta tavola che io me la sto portando in giro dappertutto. Che cazzo ci dovrò fare mai? Boh, vabbè. L'isole si intravedono, eh? L'isole si intravedono. Allora, ripartimo dalla piccola vipera, da Mafarda. Guarda che poi ce n'è pure la luce, ce l'hai lì la luce, te l'ho aggiustata, eh? Fa vedere che ti ho messa la luce. C'è l'interruttore per terra, però. Ah, già, mi sono scordato di mettere la colla. Ma tu zucchero c'hai fatto? Mettecene un paio, uno, due, tre. Tanto ho pagato un'ora. 5-6 io ci sono a mettere. E allora del te si sono fatte 5-5? 5-5? Fai le presentazioni, no? C'è, allora c'avevo Francone, abbiamo fatto già. Un brindisi con te a tutti i camperisti. A tutti i camperisti e non solo, pure l'altro, dai. Pure i camperisti. E soprattutto i camperisti. Non ti fanno mangiare più. Poi c'avevo Rita, che è la moglie di Francone. Poi c'avevamo Toro Scatenato, che quando mangiano guarda in faccia nessuno. Per quello. Poi c'avevamo la piccola vipera. Bella sì. Ah, rovinata. Nonna Belarda. E poi c'avevamo nonna Belarda. Mamma, qual è la nonna mia? Mamma. No, tu sei la serva. Non c'è neanche il posto per metterti seduta. Hai capito? Ci sono i fanzi. Ci si trova bene, seduti, comodi. E con papà come ci si trova? Come ci si trova? Non è che parla molto. Vabbè, sappi che è uno stronzo proprio. Lo sapevo. Con qua la sola che è mandata a me oggi. È partito. Ma lasciamo solo. Vabbè, però. Dio, è sbagliato. Che manca la bomba. Manca la bomba gli ho offerto a sto cristiano. Sto pulciato di mio padre. Mo gira. Pure io dritto. Guarda, scusa, è proprio un infame, me l'ho detto. Ecco, di. Io sono un infame, sono un paraculo però. Guarda, io sono pure paraculo. Com'è il nonno? Infame. Hai capito? Chi ti ha detto? Te l'ha detto la nipotina, guarda, te lo faccio dire pure da tua moglie. Com'è? È buono come il pane. Mamma mia, ammazzata, ripietate. È accesa, è certo che è accesa. Stavo ripreso, stavo qui. Zaga loro. Dove manna? A Zagaloro. Il caffè, vedi? Comunque vedi quanto dura, io l'ho battuto da 50 ampere. Vabbè, il caffettino e poi Sanna Mannanna. Bella, zì. Perché